proviamo a capire perché, malgrado è certamente la notizia è un'ottima notizia per i lavoratori dipendenti, perlomeno per quei lavoratori dipendenti con una paga annua fino a 35.000 euro, in quanto c'è stato l'abbassamento del cuneo fiscale, per cui da fine luglio in poi questi lavoratori, a seconda dello scaglione, cioè fino a 25.000 euro o fino a 35.000 euro, troveranno in busta paga dai 100 a 50 euro in più ogni mese. È un ottimo provvedimento perché, tra le altre cose, la gente immediatamente, il lavoratore dipendente immediatamente trova i soldi in busta paga, quindi non deve fare pratica, non deve fare, eseguire adempimenti burocratici e quant'altro. Però dobbiamo dire che a me non è sufficiente perché noi dobbiamo ovviamente rimarcare il fatto che l'inflazione sta recando gravi danni alle imprese, ai lavoratori, alle famiglie, quindi praticamente i danni che la svalutazione ha prodotto fino ad oggi è un danno notevole e certamente l'abbassamento del cuneo fiscale non copre totalmente il danno che i suddetti lavoratori dipendenti, nello specifico, hanno subito per effetto dell'inflazione. Quindi, ben venga l'abbassamento del cuneo fiscale, ma ci dovranno essere altri provvedimenti, anche importanti, per far sì che i lavoratori recuperino quello che hanno perso con l'inflazione.